Giovedì 6 dicembre, buongiorno da Liberato Ferrara, dalla redazione di Per Sempre Napoli per la rassegna stampa. Giornata in cui non ci sono grandi notizie né sul Napoli né in altre società di calcio e ovviamente i giornali sportivi e non si dedicano soprattutto al mercato. Il Corriere dello Sport nella sua pagina napoletana, ma poi come vedremo in un riquadro anche nella prima pagina nazionale, parla di Chiesa e Pavard come possibili obiettivi del Napoli per il mercato, presumibilmente per quello di giugno. Pavard è un terzino della nazionale francese, campione del mondo, è stato protagonista al mondiale, era stato trattato anche in estate in tutta quella risma di nomi che poi ha portato a Malqui. Chiesa è l'obiettivo di mezza Europa, il Napoli ci ha provato, pare, con grande serietà, la scorsa estate non ci è riuscito, adesso il valore di Chiesa in questo momento è probabilmente ancora salito, fatto sta che poi resta 2/3 di campionato, poi vedremo il rendimento del giocatore e influirà molto sul suo rendimento, sulla sua valutazione. Certo che si tratta di uno dei giovani più interessanti in Europa, ormai è al quarto anno che è titolare in Serie A, pur essendo giovanissimo, e quindi ha una valutazione chiaramente molto molto alta. Questa è la prima pagina del Corriere dello Sport nell'edizione napoletana. Vediamo l'edizione nazionale, tutti dicono Forza Inter, in alto c'è il riquadro di Napoli di Dicevano, tutti dicono Forza Inter, è chiaro. Sabato c'è, no, domani sera, venerdì, perché poi c'è l'anticipo per la Champions, ci sta Juventus-Inter ed è chiaro che è interesse di tutti che il campionato si riapra, non solo dei tifosi del Napoli che guardano con un occhio, sia pure distratto, quello che è il rendimento della Juve. Non sono convintissimo che i tifosi di tutta Italia, che non siano Juventini, tifino per l'Inter. Immagino che i tifosi del Milan e della stessa Roma, perché no, della Lazio, in ottica qualifica Champions, possono sognare una sconfitta dell'Inter per avvicinarsi in classifica comunque. Queste sono cose che lasciano il tempo che trovano. Questa è una pagina interna del Corriere dello Sport, si parlava soprattutto di mercato. Barella, che è l'altro giovane interessantissimo che si è messo in luce soprattutto quest'anno, del Cagliari, che pare essere più vicino all'Inter, c'è stato anche l'interessamento del Napoli, oltre che della Juventus, di tutti i club italiani più importanti. La valutazione di Barella è molto molto alta, non arriva a quella di Chiesa, ma è ovvio che per portarlo via al Cagliari serviranno almeno 40 milioni, perché è facile immaginare l'apertura di un'asta, e poi si dà notizia della bagarre Chiesa. Per Chiesa la cifra di cui si parla è almeno il doppio di quella per Barella. È un giocatore che, a differenza di Chiesa, a differenza del Cagliaritano, si è più volte testato in Serie A, quindi ha ormai da garanzie anche di continuità. Barella è al secondo anno in cui è titolare ormai anche della nazionale, un giovane interessante, però deve ancora testarsi, soprattutto dovrebbe giocare in una piazza un po' più impegnativa di Cagliari. Firenze già lo è, però stiamo parlando di due giocatori più interessanti della nouvelle vague del calcio italiano, insieme a Donnarumma. Vedremo sabato Meretti, di cui si parla benissimo, che fin dei conti finora in Serie A ha giocato solo 13 partite. Questi sono i giovani più interessanti, insieme a Cutrone e qualche altro, sono quelli su cui costruire l'Italia del futuro, ed ovvio che sono oggetti di desiderio e quindi giocatori da mercato. Andiamo avanti, la difesa perfetta nella tana di CR7, la difesa perfetta è quella che dovrebbe mettere in campo l'Inter con D'Ambrosio, Skriniar, De Vrij e Asamoah, con Handanovic in porta. Io credo che se l'Inter va a Torino a fare solo una partita puntando sulla difesa, perfetto, non ha speranze. Sin qui una sola squadra in complessivo ha messo in difficoltà la Juventus, e non per 90 minuti, ma per una mezz'ora nel primo tempo, per 10 minuti nella ripresa, è stato il Napoli che l'ha aggredito alto. La Juventus vinse quella partita con merito, perché è oggettivamente la squadra più forte. Nessun'altra squadra l'ha messa in difficoltà come il Napoli, sia pure parzialmente. Anche il Manchester United, che pure ha vinto a Torino in Champions, ha sofferto a lungo, ha trovato due gol abbastanza casuali nei minuti finali. Se l'aspetti la Juventus, il gol prima o poi lo fai, quindi la difesa perfetta è cercare di non fare attaccare la Juventus. No, questo è un problema che non abbiamo noi, ma che è un problema di Spalletto.
e veniamo al Napoli, sempre ottica mercato. De Laurentiis punta Payard, paghi 1, prendi 2. Ora è inutile secondo me parlare di mercato in questo momento, tanto più che sono nomi già fatti l'estate scorsa. Napoli l'anno scorso cercava un esterno destro e aveva adocchiato tra gli altri anche Payard, oltre alla Rias e qualche altro giocatore. Non è arrivato, è arrivato alla fine Malquit. Adesso il Napoli per prendere un esterno dovrebbe liberarsi di uno tra Malquit appunto e Isai. Si parla di un interesse del Chelsea per Isai. Il Chelsea che probabilmente avrà il mercato bloccato per la prossima sessione estiva potrebbe fare un'offerta al Napoli per gennaio lasciando Isai in prestito agli azzurri fino a fine campionato per poi prenderlo l'anno prossimo. Isai ha una clausola di 50 milioni di euro che pare non sia valida per il Chelsea, ma sospetto che per 50 milioni di euro il giocatore possa essere impacchettato, intercettato e consegnato in qualunque parte del mondo, quindi il problema da questo punto di vista non si pone. Vediamo un po', certo Payard è un buonissimo giocatore, protagonista ai mondiali, vediamo, dovrebbe costare anche lui intorno ai 40 milioni, che non è poco, meno di Sarri, però sono operazioni abbastanza complicate, parlarne adesso mi sembra un po' prematuro. Andiamo avanti, sempre a proposito del Napoli, rinnova l'oltranza per Zielinski e il Napoli. Zielinski e Napoli separati dalla clausola. Zielinski ha un contratto in scadenza nel 2021, ha una clausola intorno ai 60 milioni di euro che il Napoli vorrebbe alzare. Il problema di Zielinski è che se continua a non crescere come ha fatto sostanzialmente nelle ultime due stagioni, nell'ultima stagione in particolare quest'anno, non c'è clausola che tenga. È chiaro che è un giocatore molto importante. Si saprà rifare, deve essere utilizzato al meglio. Lui il meglio lo scorso anno l'ha dato quando ha giocato nel tridente d'attacco sia al posto di Sadi, Insigne che a quello di Callejon. Quest'anno sta facendo terribilmente fatica, pensava di essere titolare inamovibile, si pensava ad una partenza di Hamsik. Hamsik è restato e poi c'è stata l'esplosione di Fabian Ruiz e ci sta che il giocatore abbia avuto, diciamo così, un momento di sbandamento, le sue qualità non si discute. Napoli farà bene a rinnovare il contratto, magari senza inserire la clausola, perché no? Non vedo perché si debba inserire per forza la clausola. In ogni caso, un giocatore che ormai ha 24 anni vale tanto, vale probabilmente i 60 milioni della clausola che al momento c'è, probabilmente non di più, né potrà valerlo in futuro perché non ha fatto ancora quel salto di qualità che era lecito attendersi da lui. Anche in questo caso non ci resta che attendere, vediamo quello che succede. Diamo uno sguardo in casa delle altre squadre. Roma si rompe, Pellegrini nuovo KO, da Roma probabilmente, questo lo dico io da osservatore distratto e distante, ha qualche problema con lo staff medico, perché ha infortuni in serie, non so se è un problema di preparazione atletica, di staff medico, che discorrendo. Tanti infortuni non necessariamente traumatici stanno ad indicare che qualcosa non funziona. La squadra si è molto ringiovanita, Pellegrini è un giovane interessante anche lui nel giro della nazionale. Chiaro che se si dovessero continuare a perdere questi giocatori, considerando anche il ritardo che c'è, non parlo della Juve, che credo al momento sia intorno ai 20 punti, ma anche dalle altre squadre in lotta per la zona Champions, i problemi della Roma potrebbero essere molto molto gravi. Andiamo avanti, Sassuolo a fatica, decide Locatelli, parliamo di questa partita di ieri sera di Coppa Italia contro il Catania, perché il Sassuolo sarà avversario del Napoli il 13 gennaio, un sorteggio stabilirà se si giocherà al Maffei Stadium, lo stadio del Sassuolo a Reggio Emilia, oppure al San Paolo. Ieri il Sassuolo ha vinto 2-1, gol di Matri e Locatelli appunto, ma è stata una sofferenza, il gol della vittoria è arrivato nei minuti finali. E il Catania avrebbe largamente meritato la vittoria, colpito pali, sbagliate occasioni clamorose, poi alla fine la maggiore esperienza della società di Serie A è venuta fuori. Boca la spinta dei mille tifosi, pare che finalmente si giochi questa finale di ritorno della Coppa Libertadores, una follia, a mio avviso non sarebbe dovuta giocarla, è una considerazione mia, si giocherà addirittura al Bernabéu, due squadre che sono l'orgoglio dell'Argentina, costretti a giocare per la follia dei tifosi addirittura in un altro continente,
Comunque ci saranno mille tifosi al seguito del Boca, una partita di grande fascino. Certo, l'80% del fascino di queste sfide tra Boca e River è il livello ambientale. La Bombonera, che è lo stadio del Boca Juniors, e il Monumentale, che è lo stadio del River, sono straordinari. Parla al Santiago Bernabéu, grandissimo stadio, per amor di Dio, però non è la stessa cosa. Qui c'è invece la pagina delle lettere del Corriere dello Sport. Si parla del problema della VAR, che Biscardi l'ha sognata quando era in vita al processo, adesso la moviola in campo c'è, ma sta rischiando di diventare un problema, forse addirittura superiore a quello che erano gli errori dovuti alla discrezionalità arbitrale. Adesso pare ci sia discrezionalità in campo e anche discrezionalità dinanzi al video, e la qualcosa ovviamente non è quello che si desiderava. Andiamo avanti, Gazzetta dello Sport, apertura sul Napoli. Ancelotti, Napoli, sole mio, è una intervista concessa da Ancelotti, che occupa pagina 2 e pagina 3 della Gazzetta dello Sport, a Walter Veltroni, che ormai sembra aver trovato una nuova occupazione, è passato dal Corriere alla Gazzetta dello Sport. Complimenti, scrive bene Walter Veltroni, per amor di Dio. C'è questa lunga intervista ad Ancelotti, la vediamo. Ancelotti, sole, mare, cibo e il Vesuvio, Napoli è il posto giusto per restare a lungo, e parla che lui, nato nella nebbia, ogni mattina apre il balcone di casa e vede una meraviglia. A proposito di calcio, ha detto che il Napoli ha il centrocampo più forte della Serie A. Secondo me più forte no, perché è molto forte ovviamente anche quello della Juve, sicuramente è un centrocampo molto forte, e comunque un'intervista interessante, ti consiglio di leggerla. Andiamo avanti, Paolo Sosa, Juve mai così forte, l'Inter cresce, uno spot per il calcio italiano. Speriamo che sia una bella partita. Quest'anno le partite non sono brutte, in genere in Serie A anche quelle di bassa classifica sono tutte abbastanza interessanti. Quelle della Juve sono un po' a senso unico, speriamo che domani sera non lo sia. Ancora, questo è il Tutto Sport, una pagina interna di Tutto Sport dove si parla del Napoli. Le spine di Zielinski e Isai, per il rinnovo del contratto. Questa invece è la prima pagina di Tutto Sport, Dybala esclusivo, Inter ti faccio gol, sarebbe stato singolare se avesse detto per questa volta non segno. Andiamo avanti, prima pagina dello Sport del mattino, Napoli la marcia in più, e il riferimento è ai Napoli che segna moltissimo nei minuti finali delle partite, la squadra che ha segnato di più nell'ultimo quarto d'ora di gioco. Segno che la condizione atletica è decisamente buona. Questa invece è la prima pagina dello Sport di Repubblica. C'è un articolo divertente sul sarrismo che vi consiglio, e poi si comincia a parlare anche qui di Juventus Inter. Questa è Repubblica invece nella pagina di Napoli. Il futuro azzurro è internazionale. Si gioca tutto questo martedì prossimo ad Anfield contro il Liverpool, poi in estate ci sarà una tournée in Canada. Vediamo, innanzitutto ci interessa quello che succederà a Liverpool martedì prossimo, poi la tournée in Canada, a mio avviso è un fatto molto importante. Sin qui Napoli ha detto, mi sembrava un po' il discorso della Volpe con l'uva, che non andava in tournée perché non voleva distogliere, rovinare i ritmi della preparazione. Ovviamente le tournée da questo punto di vista danneggiano. La realtà è che il Napoli non andava in tournée perché non aveva offerte importanti, non perché mancasse appeal al brand Napoli, ma probabilmente perché mancavano dirigenti in grado di avere rapporti internazionali. Queste tournée portano tanti soldi, muovono tanti soldi, bisogna avere le conoscenze giuste, oltre che il brand che conta, per entrare in certi giri. Il Napoli sin qui non c'era mai entrato. Siamo quasi in conclusione, andiamo avanti. Prima pagina di Sport del Corriere della Sera, la prova di forza, la fotografia di Juventus ed Inter, e quindi l'occhio è già giustamente alla sfida di domani, che potrebbe essere, non dico decisiva perché non siamo neanche a metà campionato, però sicuramente molto importante. Se l'Inter, che è già a 11 punti dall'Inter, dalla Juventus, dovesse perdere e finire a 14, sarebbe drammatico per loro. Ancora la Corriere della Sera,
priorità stadio e ricavi, e questi sono i nuovi piani del nuovo dirigente del Milan preso dall'Arsenal. Chiudiamo con il Corriere del Mezzogiorno, addio alla linea, il cambio in difesa. Si dice come il Napoli, dopo la sconfitta di Genova con la Sampdoria, abbia cambiato la linea difensiva e si sia rinforzata. E con questo chiudiamo l'appuntamento, a domani.